Buongiorno, sono Laura, della classe terza A della scuola primaria De Gradisca. Questo è un Penisetum, un'elegante e resistente pianta della famiglia delle Graminacee. È originaria dell'Africa del Nord e coltivata in Europa, America e Australia. In Italia è diffusa in un po' tutte le regioni. Ha una radice fascicolata e profonda. A fine inverno, per mantenerla in salute, viene fatta una drastica potatura che la porta ad essere un cespuglio di foglie secche e a sembrare insignificante, quasi senza vita. L'ho fotografata proprio perché mi ha incuriosito il suo aspetto. Visto dall'alto, pareva una specie di fuoco d'artificio, anche se con colori spenti. Poi, avvicinandomi, ho notato delle nuove sottili foglie verdi che si stavano facendo strada con tenacia tra quelle secche tagliate. Erano piccole, come queste, poche, ma mi hanno subito colpito perché ho immaginato la fatica che stavano facendo per trovare spazio, ricamate dai raggi del sole. È incredibile la velocità con cui questa pianta riesce a ricrescere, la sua voglia di rialzarsi. Ora è così, ma in primavera, nell'arco di pochi giorni, si formeranno numerosissime foglie leggere che oscillano al più lieve soffio del vento. Le foglie resteranno verdi fino all'autunno, con i primi freddi diventeranno gialle. A breve arriveranno anche i fiori, che hanno la forma di pennacchi con spighe piumose e setose, che si reggono sul lungo stelo. Cambieranno colore di stagione in stagione, passando dal bianco al bruno. L'immagine di questo cespuglio di foglie vive e secche assieme mi ha emozionato. Pensare come tornerà ad essere questo Penisetum tra qualche settimana, alto, bello, forte, mi ha ricordato che spesso le cose migliori arrivano dopo i momenti difficili, dopo i grandi cambiamenti. Se troviamo un ostacolo, dobbiamo impegnarci a superarlo, proprio come hanno fatto le giovani foglie del Penisetum. Perché anche nella natura, per ogni fine, c'è un nuovo inizio.